Il coraggio contro la mafia, la testimonianza del sindaco Lanzetta. Sindaco 2012, l'appello ai candidati attenti agli appalti. Primo piano questa sera, la sua vicenda ha fatto il giro d'Italia, ha commosso, ha fatto discutere negli ultimi giorni. Parliamo del sindaco Lanzetta, il sindaco di Monasterace, che aveva annunciato le proprie dimissioni dopo le aggressioni subite dalla criminalità organizzata. Poi il passo indietro, grazie anche all'ondata di solidarietà arrivata da tutto il paese. Oggi l'ha incontrata e intervistata Marco Romualdi. Una testimonianza drammatica, toccante nel cuore di Como. La sua storia proprio in questi giorni ha fatto il giro d'Italia. Il sindaco di Monasterace, provincia di Reggio Calabria, più volte nel mirino della criminalità organizzata con la sua attività, una farmacia distrutta e quelle dei suoi assessori, vetture bruciate, colpi di pistola, oggi è arrivata sull'Ario per parlare direttamente ai futuri amministratori della città su invito di CISL e Centro Studi contro le Mafie San Francesco. Glielo chiedo con forza, anche perché soltanto chi ci passa in mezzo sa quanto brucia sulla propria pelle non essere più liberi, non essere liberi di fare impresa, non essere liberi nelle proprie professioni, non essere liberi di amministrare un piccolo comune qualora ne capiti l'occasione, diciamo. Quindi sottoscrivere un protocollo, seguirlo, è chiaro che io sia naturalmente favorevolissima a questo, cercavo una parola ancora più forte di favorevole, in modo tale da spingere veramente a dire abbiamo delle bellissime regole, seguiamole, magari se ci sono delle leggi che vanno cambiate, lavoriamo perché siano cambiate, però non superiamole, osserviamole. Maria Carmela Lanzetta è alla guida di un'amministrazione fatta solo di donne e di giovani. La sua presenza a Como ha un significato notevole a pochi giorni dal voto. Abbiamo veramente rischiato la vita perché erano le notte alle 3 e noi, essendo un paese piccolo e rurale, teniamo molte bombole d'ossigeno, quindi ne avevo 7 in quel momento, tutte piene. Quindi noi abitiamo al primo piano sopra la farmacia, per cui abbiamo veramente, è stata un'esperienza terribile. Ma poi la solidarietà delle persone di Monasterace che sono venute ad aiutarmi, soprattutto le donne, ed è stata un'esperienza, diciamo, ho cercato di vedere la parte buona, la parte pulita del mio paese, e ho continuato a fare il sindaco. La nostra più grande speranza è che voi non siate nemmeno toccati da fenomeni né di 'ndrangheta né di mafia né di nessun genere, nessuna di criminalità in genere, perché dovete essere un po' d'esempio, noi ci teniamo molto. E insieme con il sindaco Lanzetta oggi c'era anche Alessandro Delisi, che è il presidente del Centro Studi Antimafia, lo abbiamo incontrato anche nei mesi scorsi. Da lui un appello forte a tutti i candidati sindaco di tutte le realtà amministrative, massima attenzione soprattutto sul fronte appalti. Sentiamo. Venga abolita la direttiva comunitaria dove si dà la possibilità in Italia ai comuni di gestire gli appalti con il massimo ribasso, perché il 47% di ribasso è la cifra dell'andrangheta, e qualora vi sia la possibilità di assegnazione al massimo ribasso l'andrangheta festeggia. Noi non lo permetteremo, noi chiederemo alla politica di stare attenti, vigilare insieme a tutte le associazioni, uomini e donne di buona volontà, laici ma ferventi, che vogliono dire no alle mafie. In questo momento Como ha bisogno di una classe politica e amministrativa che si assuma la responsabilità di rilanciare il territorio, di sostenere le economie e di farlo attraverso la legalità e un impegno serio, costante e continuo in favore di coloro che oggi sono più nel pieno della crisi, cioè i lavoratori e le lavoratrici.